Sì, io sono sostanzialmente. A squadre, per esempio, come il Catania, che praticamente è quasi al completo un club argentino, e ha anche la scappatoia, Sì. poi. Pensiero dell'agente FIFA non è che si inventa, ovvio, sono in tanti a volerlo intraprendere, però c'è dietro uno studio, c'è dietro un percorso da portare avanti per poter acquisire anche questa carica. Io so che lei tiene anche dei corsi Sì, per noi avvicinarsi. era diverso. Ma un nostro telespettatore, Alfonso Marciante, ci fa una domanda. Pare che ci siano stati dei complimenti abbastanza importanti da parte di Mourinho nei confronti di Wallace. Quindi per ora rimangono solo delle parole, però c'è questa forte stima nei confronti. Come promesso, eccoci qui nuovamente insieme un'altra ora, fino alle 21, prima di lasciare spazio a Deborah Schirru con tutti i suoi ospiti. Ma a proposito di ospiti, io vado ora a presentarvi chi ci terrà compagnia in questi 60 minuti, a partire dal direttore di Inter Channel, Roberto Scarpini. Ben ritrovata. Ciao Eleonora. Ciao Monica. Eleonora, vicino a te, mi raccomando, Sono in Tiello Abada, compagnia. Nicolò Schira, lui e il suo cellulare, lui e le sue trattative. Ciao Nicolò, cos'hai per noi? Buonasera. Buonasera Monica, ti ringrazio per questa presentazione, saluto. Oh, parliamo in termini di sportività. Scusate il ritardo, andiamo a Napoli, Silver Mele. Ciao Silver, anche quest'oggi non sei da solo perché con te c'è un ex bandiera dell'Avellino come Luigi Molino, ora il direttore sportivo della Versa Normanna, giusto? Ciao dell'ipotesi Parma per Walter Gargano. Ciao. Sì, torneremo tra Primo poco. giornalista Intanto DJ. perfettamente fatto il quadro per quanto riguarda il discorso Cannavaro. Prima di andare in pubblicità, io farei un salto, tornerei all'Inter perché prima del tuo arrivo, come vice Higuain o ci possono essere altre possibilità di modulo, di scelte di Benitez, non lo so. Poi Benitez spagnolo lo fa giocare qui. Un vantaggio per Benitez, cioè ha un'alternativa di qualità. Il giocatore va convinto, Bisogna secondo capire me, se il vantaggio è anche quello di Matic. con dei benefici economici. Zitto, però me la tengo per qualche istante. Volevo Andare al chiedere, Milan. no, volevo chiedere invece Io al vado al direttore Milan. Scarpini, visto che Roma, due No, lire, certo. no. Allora. Allora, Luisito, anche del look di Nicolò Schira, se la regia può inquadrarlo, io vorrei un giudizio da te perché No. ora anche vedere che ci sono altri esempi nel mondo dello sport che alla fine ce l'hanno fatta, magari no. E anche la scappatoia, Sì, poi. Pensiero dell'agente FIFA non è che si inventa, ovvio, sono in tanti a volerlo intraprendere, però c'è dietro uno studio, c'è dietro un percorso da portare avanti per poter acquisire anche questa carica. Io so che lei tiene anche dei corsi per noi avvicinarsi. era diverso. Ma un nostro telespettatore, Alfonso Marciante, ci fa una domanda. Pare che ci siano stati dei complimenti abbastanza importanti da parte di Mourinho nei confronti di Wallace. Quindi per ora rimangono solo delle parole, però c'è questa forte stima nei confronti. Come promesso, eccoci qui nuovamente insieme un'altra ora, fino alle 21, prima di lasciare spazio a Deborah Schirru con tutti i suoi ospiti. Ma a proposito di ospiti, io vado ora a presentarvi chi ci terrà compagnia in questi 60 minuti, a partire dal direttore di Inter Channel, Roberto Scarpini. Ben ritrovata. Ciao Eleonora. Ciao Monica. Eleonora, vicino a te, mi raccomando, Sono in Tiello Abada, compagnia. Nicolò Schira, lui e il suo cellulare, lui e le sue trattative. Ciao Nicolò, cos'hai per noi? Buonasera. Buonasera Monica, ti ringrazio per questa presentazione, saluto. Oh, parliamo in termini di sportività. Scusate il ritardo, andiamo a Napoli, Silver Mele. Ciao Silver, anche quest'oggi non sei da solo perché con te c'è un ex bandiera dell'Avellino come Luigi Molino, ora il direttore sportivo della Versa Normanna, giusto? Ciao.